fa discutere il super ticket sui ricoveri in ospedale dai contorni non ancora definiti, proposto dal presidente della regione Enrico Rossi per far quadrare i conti nella sanità toscana. Un toscano ogni sette potrebbe essere chiamato a pagare questo contributo anche per le prestazioni ospedaliere, cioè tutti quelli con un reddito sopra i 100.000 euro lordi. L'alternativa è un ticket più diffuso che scatta sopra i 50.000 euro di reddito, in pratica un toscano su tre. Sono almeno due gli scenari della controproposta ai tagli della legge di stabilità ipotizzata dal governatore della Toscana. I tagli, quelli decisi dal governo per le regioni, sarebbero 4 miliardi di euro, che uniti a quelli già decisi in realtà salirebbero a 6 per il 2015, per la Toscana circa 400 milioni. Una quantità che obbligherebbe, hanno affermato Rossi e gli altri governatori, a toccare la spesa sanitaria, cioè i servizi ai cittadini. La scelta di andare verso il super ticket agita molto la pagina Facebook di Rossi, i sindacati e i partiti, oltre ai medici ospedalieri. Una china che porta a smantellare la sanità pubblica, la definisce Riccardo Cerza, segretario della CISL, che chiede di abbandonare una vecchia demagogia di sinistra che vuol risolvere tutti i problemi facendo pagare i ricchi. Parole critiche simili a quelle che arrivano da sinistra del PD, SEL e Partito di Rifondazione Comunista. Il super ticket colpirebbe i soliti noti, afferma Monica Sgherri, consigliere di Rifondazione Comunista. Parere favorevole alla riforma sanitaria di Rossi invece da Marco Carraresi dell'UDC e dal segretario regionale PD Dario Parrini. Difficile che 250 milioni di risparmio arrivino dal taglio delle ASL, che Rossi vuole ridurre da 16 a 3. Molto più facile, forse, prenderli dal super ticket.